Carissimi amici, buonasera e bentornati sul canale per i Patetici Digitali. In uno dei video precedenti pubblicati su questo canale, dedicati alla figura di Schopenhauer, abbiamo esposto l'interpretazione e la lettura del mondo da parte del filosofo come di una realtà che oscilli continuamente tra il dolore e la noia. Il mondo come fenomeno è rappresentazione, ma nella sua essenza è volontà cieca e irrefrenabile, perennemente insoddisfatta. E l'uomo che riesce ad inabissarsi nel proprio intimo e a prendere consapevolezza di essere gli stesso volontà, può porre fine alla catena dei bisogni attraverso l'arte e l'ascesi. Nell'esperienza estetica, infatti, l'individuo si stacca dalle catene della volontà, si allontana dai suoi desideri, dai suoi bisogni, non guarda più agli oggetti in funzione della loro utilità, ma nell'esperienza estetica l'individuo si annienta come volontà per trasformarsi in puro occhio del mondo, cioè si immerge nell'oggetto e dimentica se stesso e dimentica così anche il suo dolore. Quindi, nell'esperienza estetica, l'individuo vede non tanto degli oggetti tra gli oggetti, ma vede delle essenze, vede dei modelli delle cose. L'arte esprime questa essenza delle cose e l'individuo nell'esperienza artistica coglie le idee eterne, cioè si immerge in queste idee eterne annullando la sua volontà. Il piacere estetico, scrive Schopenhauer, consiste in gran parte nel fatto che immergendoci nello stato di contemplazione pura, noi ci liberiamo per un istante da ogni desiderio e preoccupazione. In quel momento ci spogliamo di noi stessi. Nell'esperienza estetica, in breve, non siamo più consapevoli di noi stessi, ma solo degli oggetti intuiti. Quindi l'esperienza estetica è l'annullamento temporaneo della volontà e quindi del dolore. E questo vale per l'arte in tutte le sue manifestazioni, l'architettura, la scultura, la pittura, la poesia, persino nella tragedia. La tragedia esprime ed oggettiva, secondo Schopenhauer, il dolore senza nome, l'affanno dell'umanità, il trionfo della perfidia. Tra le arti, poi, la musica non è che esprima le idee, cioè i gradi dell'oggettivazione della volontà, ma esprime proprio la volontà stessa. Per questo la musica è l'arte più universale e più profonda. La musica è capace di narrare la storia più segreta della volontà, scrive Schopenhauer. Quindi l'arte è liberatrice, stacca la conoscenza dalla volontà, ci libera dal bisogno e dal dolore. Ci fa, insomma, puri soggetti contemplanti che mentre contemplano non vogliono e quindi non soffrono. È chiaro però che questi momenti, che sono momenti felici, che sono peculiari, possibili durante la contemplazione estetica, sono soltanto istanti brevi e rari. Quindi la liberazione dal dolore della vita, la redenzione totale dell'uomo, deve avvenire per un'altra via, e questa via è l'ascesi, di cui parleremo in un prossimo video. Grazie e buona serata a tutti.